La ventesima edizione del Trofeo Lago di Baraz ha richiamato più di 100 arcieri dalla penisola alla Corsica ed è stata impreziosita la partecipazione dei giovani nazionali Fitarco. Ai nostri microfoni le impressioni di Paolo Poddighe, in veste di rappresentante dell'organizzazione curata dalla società Arcieri Torres Sassari. 20 anni, nata per gioco 20 anni fa, per portare via la gara dalla Nusi, dove nelle ultime edizioni ci aveva sempre creato problemi le avversità del tempo, la portammo qui in questo bellissimo posto. Da qua è nata la leggenda di un posto stupendo che effettivamente accoglie persone, ha accolto persone da tutto il mondo. Questa edizione è partecipatissima, 95 arcieri, oltre alla Corsica, tante società che vengono dal continente per fare anche una settimana di turismo, e questo è importante, che si lega molto allo sport e turismo fuori stagione. E la partecipazione della Nazionale Giovanile, considerato che io mi occupo di attività giovanile in federazione, non è altro che insomma portare i ragazzi in uno scenario bellissimo dove si può fare effettivamente questa tipologia di manifestazione. Il tiro di campagna è in uno scenario che effettivamente è molto suggestivo e tecnicamente valido.